Ciao ragazzi, in questa seconda puntata andremo ad analizzare i vari dispositivi e come cambiare le loro impostazioni per adattarci alla nuova rete che abbiamo appena installato, quindi al nostro nuovo router e a tutto quello che lo circonda. Io sto usando questo TP-Link Arc RD9, ma potete usarne uno qualsiasi, il discorso non cambia assolutamente. Cambieranno le impostazioni da un dispositivo all'altro. Per iniziare questa serie ho pensato di partire con uno di quei dispositivi che aggrega un po' tutti gli altri, quindi un dispositivo che andrà a interagire un po' con tutti quelli che vedremo nelle prossime puntate. Il dispositivo in questione è il Raspberry, in questo caso io ho un Raspberry Pi 3B, ma le impostazioni sono simili anche per gli altri. Per chi non lo sapesse, il Raspberry è un piccolo computer molto semplice con un hardware molto limitato, ma che permette di compiere le principali impostazioni, le principali funzioni che possono servirci. In questo caso io lo sto usando per un'applicazione che mi va a gestire un po' tutta la smart home e che probabilmente vedremo in uno dei prossimi video, ma lo si può usare per tantissime funzioni. Se ne avete uno, sapete già quali sono queste funzioni. Se vi incuriosisce, vi consiglio di cercare sul web, vedrete tantissime applicazioni che possono andare dalle piccole invenzioni, diciamo, dall'essere usato per delle piccole automazioni, ha anche soluzioni più complicate, anche spesso viene utilizzato per il retro gaming, quindi crearsi dei piccoli dispositivi per andare a far funzionare i vecchi giochi. Questo dispositivo, oltre ad essere molto semplice come costruzione, sarà anche uno dei più semplici da configurare. Infatti offre sì una connessione wifi, ma offre anche una connessione cablata. Quindi quello che potremo fare per andarlo a collegare al nostro nuovo router è proprio andarlo a collegare fisicamente con un cavo. Spesso viene utilizzato anche con la connessione senza fili, col wifi. Per quello che devo fare io, però, preferisco una connessione cablata, perché è sicuramente quella più stabile, quella più funzionale per quello che devo fare. Quindi rimanere lì connesso giorno e notte per mesi senza doversi spostare. Quindi andiamo a prendere il nostro cavo di rete, lo colleghiamo alla porta Ethernet, lo colleghiamo al nostro router. E andiamo ad alimentarlo semplicemente con una micro USB. Questi dispositivi vengono venduti sia come scheda singola, sia in kit con un piccolo case, questo qui, un suo alimentatore e una scheda di memoria in cui andremo poi a installare il sistema operativo e tutto il resto. Ok, quindi vado ad alimentarlo e lui automaticamente adesso si avvierà e tornerà ad essere operativo. Quindi in questo caso non dobbiamo fare praticamente niente per connetterlo al router perché è già connesso, ma dovremmo fare alcune piccole operazioni per poi andarlo a ritrovare all'interno della nostra rete. Adesso gli lasciamo qualche secondo perché si avvii, nel frattempo andiamo a cercarlo. Per trovare il nostro dispositivo all'interno della rete, quindi in questo caso il Raspberry, ma vale per qualsiasi altro dispositivo connesso al nostro router, possiamo fare in due modi. Il primo è quello un po' più da smanettoni, che quindi sarà da riga di comando. Si apre la nostra console con i pconfig, si va ad avere una lista di dispositivi connessi ed è lì si trova tutto. Oppure, se non siete molto pratici o se volete fare tutto in modo un po' più
un po' più semplice, un po' più veloce, potete fare una cosa comodissima, che è installare Fing. Fing è un'applicazione gratuita che è disponibile per Android e credo anche per iPhone, che va semplicemente a fare una scansione della nostra rete e va ad individuare tutti gli indirizzi IP dei dispositivi connessi. Quindi andiamo ad aprirla, riconosce in automatico la nostra rete, io faccio fare una scansione e poi vado a cercare il nome del mio dispositivo. In questo caso dovrò cercare Raspberry Pi. Eccolo qua. Lo vede come media player e ci dice l'indirizzo IP del dispositivo. A questo punto possiamo memorizzarcelo e andarlo ad utilizzare poi da computer. Possiamo utilizzare il nostro Raspberry sia collegato a uno schermo e a una tastiera come questa, che è comodissima, ve la consiglio, sia andarlo a, una volta che è configurato e funzionante, andarlo ad utilizzare senza essere direttamente connessi a lui fisicamente. Vi faccio vedere come. Per utilizzare il nostro dispositivo possiamo fare fondamentalmente in due modi. Il primo è da riga di comando, quindi andiamo ad aprire un software per connettersi a lui, ad esempio io uso Putty, che è gratuito. Andiamo a inserire il nostro indirizzo IP, quindi 192.168 eccetera eccetera, quello che abbiamo visto su Fing, e andiamo a connetterci. Ci dirà state attenti, bla bla bla, ci chiede nome utente e password e da qui possiamo andare a interagire con il nostro dispositivo da riga di comando. Non tutti però sono abili a scrivere a riga di comando, spesso è molto più comodo utilizzare l'interfaccia grafica del software contenuto all'interno del nostro Raspberry. Quindi in questo caso andiamo ad utilizzare un altro software come può essere VNC Viewer, dove vado anche qui a inserire l'indirizzo IP del nostro dispositivo e andiamo a connetterci utilizzando proprio questa interfaccia grafica più comoda. Ok, si continua. Nome utente e password. Ora che abbiamo aperto l'interfaccia grafica possiamo andare comodamente nelle impostazioni del wifi per inserire anche qui il nome utente e la password della nostra rete, perché va bene che la utilizziamo col cavo, però non si sa mai che ci interessi usarla in altro modo, quindi senza fili. Basta andare sul simbolo della connessione, cercare la nostra rete e andare a inserire la nostra password. Ok, e ora siamo connessi. Per poter fare tutto questo, quindi in remoto, non collegati a tastiera e schermo, prima dobbiamo aver sistemato due cose nelle impostazioni. Quindi dal menu basta andare nelle preferenze, configurazione del Raspberry, e andare ad abilitare l'SSH e il VNC. Questo dobbiamo averlo fatto prima di collegarci in remoto. Avremmo dovuto fare quindi all'inizio dell'installazione, quando stavamo lavorando con la tastiera e lo schermo collegati. Però vi consiglio di farlo perché rende tutto molto più comodo. Io ad esempio andrò a sistemare questo su un mobile nascosto dietro al router in modo che non si veda, non dia fastidio alla vista, per cui non è che tutte le volte che devo andare a mettergli mano lo tiro giù, smonto, rimonto, collego a televisore, tastiera, no, lavoro direttamente in remoto e basta. Per quanto riguarda la configurazione del Raspberry, direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
Quindi torneremo su di lui al termine di questa serie di video per parlare anche un po' di questo software che sto iniziando a utilizzare per gestire un po' tutta la casa. E ci vediamo al prossimo video.